9.39 presentation, 9.29 gli skating skills. Veramente un programma magnifico. Cioè ciao, cioè, ciao. Mi viene da dire, bravi ragazzi. E allora adesso altra coppia splendida, stiamo parlando dei campioni del mondo, stiamo parlando di Madison Chalk e Evan Bates. L'urlo del pubblico è veramente giusto così, perché questo medley dei Queen per Madison Chalk e Evan Bates è veramente un esercizio, una rhythm dance di grande effetto. Lei pazzesca, lei è magnetica. Sì, è incredibile, lei parte la musica, basta, ciao, anche lei, e ha una capacità, una personalità che tutto sembra così facile, sembra tutto così semplice, ma è tutto così a volte perfetto. Piano piano che stiamo salendo, come vedete già da Marco e Charlene, stiamo vedendo che le coppie di altissimo livello stanno facendo sembrare tutto così naturale, facile, naturale, ma con una dirompente e prepotente personalità. Questa è la cosa bellissima. Infatti adesso vediamo gli atleti, vediamo le coppie. Finalmente è bello rivedere i personaggi, i VIP. Bellissimo. Sono riconoscibilissimi. Veramente. Qua vediamo con Patrick Lausanne, che assieme a sua moglie Marie-France Dubreuil ha rappresentato il Canada. Credo che una delle loro ultime competizioni possa essere stata anche le Olimpiadi del 2006, se non sbaglio, a Torino. Questa è la partenza. Guarda, come sono, si entra proprio la parte brava, si vede come entravano. Ecco, questa è la capacità dei grandi campioni, dover interpretare ed eseguire tutto non
principalmente per il pubblico, ma perché senti te da dentro che stai vivendo questo programma, il feeling e il messaggio che vuoi trasmettere. Allora da fuori diventa ancora molto più forte. Questo è il dettaglio dei twist, il braccia distese davanti completamente tese, la posizione di coupé con l'anca aperta mantenute. Queste sono delle caratteristiche che devono essere mantenute per tutti i giri richiesti, ovviamente puntando al livello 4. I giri minimi per ottenere il livello 4 con quelle caratteristiche deve essere di livello 4 per entrambi i primi due tweezer. Questo è bello il dettaglio di questa luna piegata nella partial step, che ricordiamo la sequenza di passi dove non ci si può staccare, e questa è la ruota alla fine della samba. Stavo guardando che nella midline step sequence lui ha preso 4. Livello 4. Livello 4, e questo porta già una differenza di punti rispetto alla midline di Charlene e Marco. Poi per il resto, guarda, i Twizzle hanno assolutamente lo stesso valore, stesso GOI, quindi stesso punteggio finale. Veramente partial sono step. Nel livello tecnico sono veramente vicini. Sono due coppie bellissime, ecco, adesso andrete a vederlo, e loro hanno raggiunto il season best 89-15, avevano 85-61, migliorato e come, 51-06 di tecnico, 38-09 nei components, con un 9-57 di composition, 9-61 presentation, 9-46 di skating skills, quindi sono davanti a Marco e Charlene, ma veramente due coppie bellissime.